Siamo al campo sportivo San Martino in Gaiano con la presenza del direttore sportivo Romano Donato con la squadra calcistica Gaiano. Dirigente, ci spiega un po' questo progetto e perché si è voluta questa squadra? Niente, questo progetto è nato l'anno scorso. L'anno scorso ci siamo riuniti un gruppo di amici e abbiamo fondato questa associazione in cui è nata questa squadra del Gaiano. Quest'anno c'è stato qualche cambiamento, in bene, penso. L'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo campionato, abbiamo fatto un grande girone di ritorno. Quest'anno abbiamo preso i tasselli giusti al posto giusto, abbiamo preso 3 o 4 calciatori che hanno giocato sempre in categoria superiore, abbiamo preso il nostro paesano della Monica, abbiamo insieme al presidente che è Carmine Pagliare, che è anche un giocatore, abbiamo deciso di prendere un allenatore esterno che ci dà una mano, uno che mastica calcio da 28 anni e uno che se ne intende di calcio, e abbiamo fatto questa squadra facendo gli scongiuri, diciamo, a vincere. Noi vogliamo vincere quest'anno e cercheremo di vincere il campionato perché ci teniamo, perché un campionato a Gaiano manca da parecchi anni, non si vince da parecchi anni. Niente, io vorrei fare un ringraziamento a tutti quelli che ci sono stati vicini e ci stanno vicini, sia moralmente sia economicamente. Qua per fare un campionato di calcio costa tantissimo. Abbiamo la fortuna di avere un campo sportivo a nostra disposizione. Ringraziamo tantissimo il nostro parco che ci ha messo a disposizione questa struttura, altrimenti non si poteva pensare nemmeno di fare una squadra di calcio, perché giocando giù costa tantissimo fare un campionato di calcio. Io faccio in bocca al lupo a tutti i giocatori, tutti, chi ci sta vicino, e ve l'ho detto, giochiamo, quest'anno si gioca per vincere. Siamo in presenza del presidente del Gaiano, Carmine Pagliara. Presidente, ci illustri un po' questo progetto e questa nuova squadra. Bene, questo progetto parte da lontano, circa 4 anni fa sono stato qui, ho conosciuto questo paese, un piccolo paese di 1000 abitanti, e immediatamente è emerso un grande spirito di amicizia, di persone che credono nei valori quali appunto lo stare insieme, per cui è nato questo piacere di creare una squadra di calcio che desse la possibilità a ragazzi del posto di esprimersi. La cosa bella è che anche loro hanno voluto la mia presenza, noi ci divertiamo, pensiamo di portare questi valori, quello dello stare insieme, i valori dell'amicizia, i valori dello sport, quelli che fondamentalmente dovrebbero praticamente sostenere l'intero impianto sportivo nazionale. Siamo una piccolissima realtà, ci divertiamo, il progetto praticamente procederà nell'ordine del fatti di riuscire quest'anno a migliorarci. L'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff, quest'anno il nostro minimo di obiettivo è quello di raggiungere i playoff e possibilmente fare meglio alla guida del nostro nuovo allenatore, a cui praticamente faccio un in bocca al lupo. In realtà poi questa squadra vive della realtà di noi stessi, persone che credono nello sport e che hanno piacere di stare con dei ragazzi sempre di Gaiano, e tutti i ragazzi del posto con il piacere fondamentalmente di trovarci la sera dopo il lavoro, dopo lo studio, per poter passare 2 ore insieme per divertirci e per portare il piacere della vita dello sport sui campi di calcio. Presidente, noi sappiamo che lei è sia calciatore sia presidente. Cosa prova quando è calciatore e cosa prova quando sta in carica come presidente? Devo dire la verità, sono coadiuvato da altre persone, per cui questa cosa mi viene facile, ci sono tanti nomi. Le emozioni da calciatore, chiaramente io sono in mezzo al campo e sento mia la squadra, sento mio i compagni sono in squadra, cerco di gestire le due situazioni, cioè nel momento in cui sono in campo voglio essere l'ultimo dei ragazzi, dando l'esempio, mettendoci determinati
determinazione, mettendoci umiltà, ma anche dando esempio e staccandomi dall'idea della presidenza, tant'è vero che ci sono delle persone che con grande capacità e con grande dinamicità riescono praticamente a, come dire, supportarmi e anche a fare in modo che questo doppio ruolo non sia di peso. Questa è la verità. Quali sono quindi gli obiettivi di quest'anno? Come ti dicevo prima, l'idea minima è quella di raggiungere i playoff e potenzialmente di poter fare meglio. Chiaramente il nostro primo obiettivo è mantenere la serietà, la semplicità e l'umiltà, cioè partire in 22, 24, 25, 30 con tutti i dirigenti e arrivare tutti quanti insieme nel corso, nel proseguimento di questa avventura. Presenza del mister Carlo Francella del Gaiano. Mister, ci illustri questo nuovo progetto e la squadra. Allora, questo è un progetto, come si può vedere, con ragazzi molto giovani, volenterosi. Speriamo che anche il campionato vada bene. È stato programmato un allenamento molto molto serio, i ragazzi stanno seguendo con molta intensità l'allenamento e poi per il resto speriamo che tutto vada per il meglio e che il campo poi ci dia giustizia. L'anno scorso avete sfiorato la zona playoff, quest'anno volete vincere il campionato o arrivare almeno nelle prime tre? Come dicono i grandi allenatori, non facciamo pronostici, noi andiamo sul campo per fare la nostra partita, se l'avversario è più forte di noi gli stringiamo la mano e gli facciamo le congratulazioni. Noi intanto ci giocheremo la nostra partita sul campo e speriamo che tutto vada per il meglio. Noi sappiamo che voi siete nuovo, è il primo anno che allenate, quindi come vedete questa squadra? Vedo un buon gruppo, un gruppo molto compatto, un gruppo serio, dei ragazzi molto molto volenterosi e lo vedo giorno dopo giorno sugli allenamenti che stiamo facendo e per essere un gruppo che è aggiunta gente nuova, è venuta gente nuova anche esterna all'anno scorso, è un gruppo che si sta affiatando molto velocemente. Quindi le facciamo un grande in bocca al lupo per questo campionato e buona fortuna. Crepi il lupo e grazie a voi. Capitano del Gaiano Giovanni Gioia, capitano, ci spieghi un po', ci illustri un po' questa squadra, come è nata e questo progetto. Sì, questa squadra è nata l'anno scorso, il Gaiano Calcio è nato l'anno scorso e l'obiettivo è quello di unire un po' tutti i ragazzi di Gaiano e non solo, che hanno lo spirito di divertirsi giocando semplicemente a calcio. L'anno scorso abbiamo fatto un discreto campionato, anche se l'andata non è andata molto bene, però poi ci siamo ricompattati, abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno, arrivando in metà classifica. E penso che quest'anno sia molto meglio, ci sono stati degli innesti, degli amici che sono venuti qui a Gaiano a divertirsi con noi e facendo i dovuti scongiuri pensiamo di fare buon risultato e perché no, diciamo che puntiamo pure a vincere il campionato quest'anno. Lei, quali sono le emozioni che prova da capitano? Sì, è una grande emozione essere capitano della squadra del proprio paese, rappresentare un po' il gruppo, avere rapporti con la società, con il mister. Davvero sono onorato, anche se è inaspettata questa mia nomina di capitano, però io cerco di essere capitano nel campo, magari nello spogliatoio, e di tenere unito il gruppo, anche se il gruppo è davvero un gruppo unito, un gruppo di amici che vuole divertirsi, come ho detto prima. È un gruppo compatto, un'amalgama che può funzionare e che può fare grandi risultati quest'anno.